Rapporto finale del veicolo spaziale commerciale Nostromo. Da parte del terzo ufficiale. Gli altri componenti dell'equipaggio. Kane. Lambert. Parker. Brett. Ash. E il comandante Dallas. Sono morti. Carico e nave sono distrutti. Dovrei giungere alla frontiera tra 6 settimane. Se sono fortunata, la sorveglianza mi porterà in salvo. Parla Ripley. Unica superstite del Nostromo. Passo e chiudo. Sono Samuels. Lavoro per la compagnia. Si tratta di tua madre. Crediamo di averla trovata, Amanda. Un vascello commerciale, la Anesidora, ha recuperato una scatola nera che proviene probabilmente dal Nostromo. Dove? Zeta Reticuli. Cosa dice? Non si sa. L'hanno portata alla stazione Sevastopol. Si tratta di materiale riservato e la compagnia vuole farla ritirare il prima possibile. Sevastopol fa da deposito forniture nella regione. È un porto franco gestito da... Lo so cos'è. È tutto organizzato. C'è una nave corriera chiamata Torrens che andrà alla stazione fra 2 giorni. Ci recheremo lì, alla... Sì. Io e un altro dirigente. E tu, se vorrai. Senti, Ripley, quando mi hanno affidato questo caso, ho fatto le mie ricerche. So perché stai lavorando nella regione in cui è scomparsa tua madre. La cerchi ancora, vero? Mi è stato dato il via libera per offrirti un posto sulla Torrens, se vuoi venire. Forse è ciò di cui hai bisogno.
Taylor, buongiorno. Ripley, sappi che non ci vedo proprio niente di buono in questa giornata. Scusa. Mi sento già morta. Non so proprio come fate ad andare in ipersonno così regolarmente. Ci si abitua. Non faccio lunghi viaggi così spesso. Molti dirigenti legali non arrivano più in là del distributore di caffè. Sono sorpresa che la Weyland Yutani abbia scelto di mandarti qui. La perdita del nostro uomo e del suo carico è costata molto alla compagnia. È importante che scopriamo cos'è successo. Se chiudo il caso con un rapporto conclusivo sull'incidente, i miei superiori ne saranno felici. Mi dispiace, sono stata indiscreta. Ho realizzato ora che tua madre è sparita da 15 anni e tu... Non fa niente, otterremo entrambe ciò che vogliamo, no? Ah. Hai visto Samuels? Sarà sveglio da ora, immagino. Vado a vedere. Ripley. Samuels, ti sei svegliato prima? Beh, non necessito di riposare quanto voi altri. Stavo ispezionando la struttura della Tornos. È una nave ben mantenuta. Credo sia un modello molto simile a... Nostromo? Sì, classe M. Un modello più avanzato, ma con specifiche simili. Ho svolto compiti da ingegnere su navi come questa. Certo. Taylor è sveglia? Non è abituata ai lunghi viaggi. L'ipersonno potrebbe averla turbata. Ci ho parlato. Sembra nervosa. Non l'avevo notato. È una dirigente abile, comunque. Dovrebbe essere in grado di aiutarci con eventuali questioni legali. Tutto il personale sul ponte. Ci stiamo avvicinando a Sevastopol. Spero abbiate fatto un buon viaggio. La Torrens è in ottimo stato per essere di classe M, capitano. Era un relitto quando l'ho comprata. Ci sono voluti anni e molto lavoro per sistemarla, ma ora ci sta ripagando bene. Ho sentito che ci stiamo avvicinando alla stazione Sevastopol. Stiamo attraccando? So che il tuo contatto è l'ufficiale Waits, giusto? Contatterò Sevastopol e organizzerò l'attracco con lui. Bene, diamoci da fare. Non preoccuparti, Taylor. È routine. Andiamo e torniamo. Connor, come andiamo? ISMG caricato e calibrato, vettore di avvicinamento individuato. Prepara le comunicazioni, mi presento. Canale aperto, capitano. Avete i vostri documenti con le istruzioni? Osservate l'avvicinamento sui monitor. Riusciamo a vederla? Passala sui monitor. La stazione Sevastopol. Ci sono dei danni? Sì, sembra di sì. Prendi il 74, stringi. Il bacino di carenaggio sembra distrutto.
Non posso portarci la Torrens. Qui è il vascello commerciale Torrens, da Sinclair, matricola MSD 7760. Dobbiamo parlare con il controllo traffico aereo. Sono Diane Verlaine, capitano della Torrens. Abbiamo 3 passeggeri sotto contratto della Weyland Yutani a bordo. Ci risulta che siete in possesso della scatola nera del Nostromo. Chiediamo il permesso immediato di trasferire i passeggeri sulla stazione. Passo. Pronto, Marshall? Marshall, qui è la Torrens, puoi ripetere? Le comunicazioni della stazione sono disturbate, quindi ho inserito una radio nella tuta di Samuels. La Torrens può rimanere in posizione per 24 ore. Ti daremo notizie prima di allora. In bocca al lupo. State pronti. Il mio contratto non prevede passeggiate nello spazio. È l'unica opzione. E sarai al sicuro se farai come ti dico. Depressurizzazione. Oh merda. Resta dietro di me, Taylor. Anche tu, Samuels. Certo. Che cazzo è successo qui? Oddio, Ripley. Stai andando bene, te? Samuel! Taylor! Qualcuno arriva!
c'è nessuno. Harris, Turner, tornate subito qui. Abbiamo una traccia da qualche parte nella sala macchine. Isolate il terminal, togliete la corrente e non dimenticate i vostri rapporti. Voglio che siano esaustivi. I nostri documenti dovranno essere ineccepibili quando questa merda sarà finita. Wait, passo e chiudo.
aggiornamento. Dopo diverse richieste, l'ufficiale Waits ha finalmente convocato una riunione pubblica per parlare delle voci di corridoio riguardo Sevastopol. Tuttavia, invece di fornirci delle risposte, ha continuato a essere evasivo e dopo appena qualche minuto lui e il suo team sono stati bersagliati da oggetti lanciati dalla folla furiosa. È partito un colpo di arma da fuoco, si è scatenato il panico e ora Waits e ciò che resta dei suoi uomini ci stanno cacciando dal terminal. Siamo soli ora.